uno che non le manda a dire, Alessandro Di Battista. Grazie, grazie a tutti. Buon pomeriggio, siamo i candidati al Consiglio regionale. Candidati al Consiglio regionale, venite su. No, perché entreremo in regione, certamente. Vito Vallone, Campagna, 26 anni. Cosimo Aderizzi, Eboli. Laura Griego, 31 anni, Pellezzano. Anna Pirotti, 32 anni, Gipponi Vallepiano. Michele Campanaro, 40 anni, Capaccio. Consolato Caccamo, Agropoli. Federico Farina di Battivaglia, 37 anni, ciao. Ciao. Bocca al lupo a tutti. Ne mancano due? Arriveranno. Prima, quando entravamo in piazza, no, perché basta questo per capire, perché come diceva Primangelo, oggi accendiamo la TV, tutti dicono belle frasi, anche condivisibili, si sono imparati a dire le frasi giuste che piacciono al popoluccio. Soltanto prima la scena, entravamo, noi che siamo, sì, parlamentari, e l'unica cosa che abbiamo ricevuto sono state pacche sulle spalle, qualcuna trovato eccessivamente forte, ringraziamenti e complimenti. Dopo 2 anni che siamo in Parlamento, dopo essere stati in quel sistema che, come diceva Primangelo, tenta di comprarti, lo fa in maniera anche subdola, oppure lo fa in maniera forse un po' diretta. Mi capitò di essere avvicinato da una parlamentare di Forza Italia. Sì, mi sentite? Sì. Non so se bisogna fare i nomi, comunque si chiama... Come si chiama quella bionda alta del Trentino? Come si chiama? La Biancofiore. No, quella del Trentino. Biancofiore. La Biancofiore. Che mi dice, il presidente Berlusconi vorrebbe conoscerti. Ti invitiamo a Palazzo Grazioli. E io dissi, ma io non voglio venirci a Palazzo Grazioli, poi voi fate il trappolone, magari mettete lì fuori dei giornalisti pronti, il grillino venduto al sistema. E questa mi fa, ma non riusciamo a farti entrare a Palazzo Grazioli senza che nessuno se ne accorga? Pensavo poi a una serie di tunnel sotterranei a Roma. Ci provano in ogni modo, ma ci prova proprio quel palazzo a farti credere che sei migliore dei cittadini. Il modo in cui ti chiamano onorevole della Repubblica, io lo dico sempre, se ti cade qualcosa la Camera arriva subito con un commesso che la raccoglie. Andiamoci a fare il prosecchino, ma noi siamo avversari politici, non... avete distrutto il paese? Sì, se sono cose che potete dire in TV, ma ora andiamo a farci il prosecchino. È un po' così, no? Ti obbligano a staccarti dalla realtà, ti spingono a staccarti dalla realtà, perché una volta che ti sei staccato dalla realtà è finita. Lo divento. Nel momento in cui tu ti senti migliore del popolo, inizi a pensare che quelli non sono privilegi, ma cose che ti spettano. Che quella tangente non è una tangente, un tentativo di corruzione, ma una regalia che ti fa un imprenditore. Che quello non è un mafioso, ma è un imprenditore che sa fare il suo mestiere e crea posti di lavoro nonostante magari abbia degli accordi con la Camorra, con l'Andrangheta o con Cosa Nostra. Inizi a entrare in quel meccanismo di giustificazione del dramma, della violenza, delle ruberie, che è tipico del politico. Come diceva Primangelo, io vi do questa esperienza. Non sono tutti ladri, anche se poi vi racconterò un episodio che è illuminante. Però il dramma in Italia non sono soltanto i ladri che rubano soldi pubblici, ma gli onesti che pur di stare, non vi preoccupate, ma gli onesti che pur di stare, continuare a stare in quel sistema, accettano di sedersi di fianco a un ladro. Questa è l'enorme differenza. Diceva Martin Luther King... Io non ho paura della cattiveria dei malvagi, ma del silenzio degli onesti. Per quello la cosa che io più detesto è quella fantomatica minoranza del PD,
o coloro che sono del PD, tu gli domani, ma tu sei del PD? La risposta è straordinaria, dipende. Come dipende? Eh sì, se si tratta di quella roba io non la penso come il PD, perché non sto con Renzi, sto con Cooperlo, rispetto a quell'altra schifezza io non sto con questo PD della corruzione, ma sto con l'aria nuova. Se sei del PD, sei parte del PD, sei parte di un sistema, forse neanche te ne accorgi, perché appunto quella che tu ambisci è continuare per sempre a stare in quel palazzo. Qual è l'enorme rivoluzione del Movimento 5 Stelle? Che noi tutti siamo tutti onesti? Magari no, magari succederà che un domani qualcuno di noi potrà anche rubare, può succedere, l'essere umano è questo. La differenza è che noi abbiamo una serie di regole che riducono drasticamente la possibilità di contaminazione in quel sistema e aumentano la possibilità di far del bene all'interno di quel sistema. Uno, non candidiamo appunto indagati o condannati, non li candidiamo, perché se tu hai rubato una volta e commesso un illecito una volta può essere più probabile che lo possa rifare. Due, ed è fondamentale, due legislature poi a casa. Nel momento in cui io, Angelo, Andrea Scioffi sappiamo che stiamo in Parlamento a tempo determinato, con un contratto Cocco Pro che al massimo ci potete rinnovare per una seconda volta, al massimo, noi sappiamo che faremo ritorno nella città reale, che è la città, nel paese reale, che è il paese dove le persone si ammalano di cancro per gli inceneritori, per la monnezza che Stato e Camorra, più lo Stato della Camorra, hanno sotterrato in queste zone. O i ministri degli interni che non hanno fatto il loro dovere, non ce lo dimentichiamo mai.